Bentrovati a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Milano, che ci parlerà di un'iniziativa molto importante per la città, ovvero il Forum della rigenerazione urbana, composto da 4 giornate di incontri iniziate il 17 ottobre e che termineranno a breve il 27 ottobre. Buongiorno assessore, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Grazie a lei. E inizierei chiedendole proprio di parlarci di come è nato il progetto del forum e a chi è rivolto. Allora, è la seconda edizione del forum sulla rigenerazione urbana a Milano. La scorsa edizione era la prima e abbiamo raccontato come sta cambiando Milano dal punto di vista urbanistico, della crescita, della rigenerazione urbana, moltissimi progetti e quindi ritenevo utile per tutti avere, come dire, da parte dell'amministrazione, che è ovviamente l'osservatorio completo rispetto a tutto quello che si sta muovendo nella città, avere appunto una restituzione un po' di tutti quelli che sono i progetti importanti che cambieranno Milano. Quest'anno abbiamo impostato in modo molto diverso, abbiamo parlato dei temi che sono emersi soprattutto nell'ultimo anno e abbiamo parlato di quali sono le iniziative che il Comune di Milano pensa di mettere in campo per affrontare alcuni temi di cui si è parlato molto. È chiaro che faccio riferimento al tema della casa, cosiddetta accessibile o sociale, e quindi in particolare legata, diciamo, all'aumento dei valori immobiliari. Questo è un punto senz'altro su cui stiamo concentrando la massima attenzione e l'altro tema sono eventi atmosferici, climatici estremi che hanno interessato anche la città di Milano e che richiamano ulteriormente la nostra attenzione, la nostra sensibilità rispetto ai temi ambientali. Io faccio riferimento ovviamente al ciclone così, del 25 luglio, che ha visto l'abbattimento di 5.000 alberi, 60 milioni di euro di danni almeno, e però è un segnale che in qualche modo la natura ci dà per fare più attenzione ai temi ambientali. Tutto questo saranno i temi fondamentali che abbiamo già visto nelle 3 giornate del forum. 17, 18, 19 e venerdì 27 in Feltrinelli, in via Pasubio, ci sarà la giornata conclusiva nel pomeriggio, anche con la presenza del sindaco e di alcuni opinionisti, in cui io presenterò le 10 proposte principali della revisione del piano di governo del territorio. Dato che, come ha detto anche lei, questa iniziativa si propone come un'iniziativa per una città equa, con case a prezzi accessibili, come sarà possibile poi nel concreto di questo progetto non lasciare indietro nessuno? Allora, intanto è importante non arrivare a conclusioni, diciamo, precipitose su quello che sta accadendo a Milano. Tenete conto che negli ultimi 2 anni, dopo la flessione dovuta al Covid, negli ultimi 2 anni Milano è cresciuta di 15.000 abitanti. Quindi noi non abbiamo contezza del fatto che dalla città in qualche modo c'è una sorta di migrazione di alcuni nostri cittadini, diciamo, verso l'esterno per il problema. Per i problemi, diciamo, di aumento del costo della vita. Il problema però c'è e quindi dobbiamo intervenire. Come fare? Allora, a livello di norme urbanistiche noi possiamo senz'altro intervenire facilitando la realizzazione di alloggi accessibili, sia come affitti che come vendita, e in questo dobbiamo però effettivamente intervenire sulle regole, dare maggiori agevolazioni e la possibilità quindi di realizzare molti più alloggi a prezzi accessibili. Questa è, diciamo, la misura urbanistica. Poi ci sono altre cose di cui si è parlato molto nelle ultime settimane, come ad esempio una regolamentazione di Airbnb, diciamo degli alloggi turistici, chiamiamoli così, cosa che il nostro paese è uno dei
dei pochissimi in Europa che non hanno una regolamentazione. Quindi non si tratta di colpire nessuno, si tratta però giustamente di regolamentare e dare la possibilità di avere sul mercato più alloggi in affitto. Dato che il forum ormai sta volgendo al termine, che risvolti ci sono stati, come è stata accolta l'iniziativa da parte dei cittadini, quali sono i punti di forza e le problematiche emerse grazie a questa iniziativa e soprattutto che eredità ci lascia, che ricadute ci saranno poi sulla città? Allora, noi abbiamo organizzato, diciamo, il forum appunto in sessioni un po' tematiche, no? Quindi una sessione sull'abitare, sull'abitare, diciamo, una sull'ambiente, una sulla qualità, diciamo, dei progetti nella città e anche diciamo, l'attenzione ai quartieri. Quindi la cosiddetta città di prossimità o città dei 15 minuti che si voglia. E abbiamo avuto un riscontro assolutamente positivo. Devo dire che il livello degli interventi è stato molto, molto alto. E un po' quello che emerge, diciamo, è questa, diciamo, Milano. Allora, le città le hanno sempre più facile, e più le città sono di dimensioni importanti come Milano e hanno un ruolo importante anche nell'ambito, diciamo, del proprio paese, e più è chiaro che presentano diverse sfaccettature. Un po' emerge, diciamo, questa città che cresce, che corre, che vuole assolutamente far parte diciamo, chiamiamola elite delle città europee, a livello di attrattività, a livello di. E poi però emerge anche una città a cui noi dobbiamo sempre guardare, che invece è quella di chi veramente poi è il motore di chi lavora, ma anche dei più deboli, ma anche dei giovani, e dobbiamo cercare, oppure di chi, come dire, vive anche dei disagi, perché questo c'è in tutte le città, c'è anche a Milano. E quindi qual è poi la sfida più importante? È quella di cercare di far sì che queste due città non entrino in contrasto, ma trovino i giusti equilibri. È facile dirlo, mi rendo conto, ma è proprio diciamo, il cuore del nostro lavoro. Perfetto. Prima di salutarci, ricordiamo a chiunque fosse interessato a partecipare all'ultima giornata di incontri il 27 ottobre di consultare tutte le informazioni sul sito ufficiale del Comune di Milano. Io la ringrazio per aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. Un saluto a tutti e grazie ancora.